Grazie, buona giornata. Passiamo, grazie a te, passiamo la parola e l'immagine a Emanuele Corbani di TMS PA, un progetto anche questo molto molto interessante che ha vinto anche premi internazionali, è rimbalzato un po' in internet in questi ultimi mesi, è stato anche la case history ufficiale di Autodesk, un progetto completamente innovativo fatto proprio dalla TME Termomeccanica. La Spezia, benvenuto Emanuele, vedo già le tue Buongiorno a immagini, tutti. ti lascio Vedete già? ovviamente, vediamo già le tue slide, sentiamo Sì. già la tua voce, quindi Buongiorno a tutti. direi che chi meglio di te ci può parlare della possibilità di passare dal 2D fino ad arrivare alla presentazione del progetto in realtà virtuale, quindi virtual reality attraverso i più avanzati metodi di virtual reality, appunto di innovazione digitale. Prego Grazie. Emanuele, Ci sono, ci sono. mi scuso per il ritardo ovviamente, ma erano interessanti tutti gli interventi, quindi fai Tranquillo, pure. certamente. Infatti, ti ringrazio intanto per le anticipazioni e ringrazio NKE per questa opportunità di presentare ulteriormente il nostro progetto che, come hai detto, è stato già oggetto di una premiere mondiale alla Fiera di Monaco delle tecnologie ambientali. Sono state molto interessanti le presentazioni precedenti perché tu prima hai parlato di azienda giovane e di spinta verso l'investimento nelle nuove tecnologie. Io voglio raccontarvi una storia che fa riferimento ad un'azienda invece di grandissima tradizione per dimostrare come l'investimento in nuove tecnologie e la digitalizzazione sia ancora più importante in questi contesti in cui c'è un sedime di anni, decenni e nel nostro caso più di un secolo di storia. E come la digitalizzazione porti ad essere vincenti anche per le generazioni future che collaboreranno con la nostra azienda. Chi siamo? Allora, vediamo di far partire. Noi siamo il gruppo Termomeccanica, vi dicevo, un'azienda che ha oltre 100 anni di storia e è stata fondata nel 1912 ed è sempre rimasta fedele al suo business, che essenzialmente va su due rami: le macchine industriali per il trattamento dei fluidi, quindi pompe per liquidi di vario genere e compressori aria, e gli impianti industriali. È un'azienda che ha avuto due vite, mantenendo fedeltà al suo core business. Una prima vita, i suoi primi 80 anni, è stata la vita in cui ha consolidato il suo patrimonio tecnico e la sua tradizione. È arrivata fino al 1995 nell'alveo dell'industria di Stato. La seconda vita è iniziata nel 1995, quando è stata completamente rifondata come gruppo privato e si è aperta con un processo progressivo dall'Italia verso un mercato mondiale. Si tratta di un'azienda che è al 100% italiana e che, sempre nel solco di questa grande tradizione, è sempre rimasta legata alla città di fondazione che è La Spezia, nella riviera di Levante Ligure. Questa seconda vita, che è quella che vivo anche io come Quality IT Manager di Termomeccanica Ecologia, ha comportato l'organizzazione dell'azienda in un gruppo. C'è una holding e le due linee di business di cui vi ho parlato, che hanno attraversato tutti questi 100 anni di storia, sono raggruppate su due aziende: la Termomeccanica Ecologia, che si occupa appunto di piante industriali, e la Termomeccanica Pompe, che si occupa di turbomacchine e compressori di aria. Più ci sono, come tutte le aziende moderne, delle attività di holding finanziaria di real estate che provvedono a completare la gestione dell'azienda. Vi dicevo, io sono il Quality and IT Manager di Termomeccanica Ecologia, ruolo che è stato creato con una certa lungimiranza di vision 10 anni fa, quando ancora questi argomenti erano proprio agli albori, e ho seguito in particolare la digitalizzazione dei processi delle varie linee prodotto. Vi dicevo, Termomeccanica Ecologia è l'azienda del gruppo Termomeccanica che si occupa di impianti industriali. Ok, di che tipi di impianti parliamo? Ad oggi siamo strutturati su quattro linee prodotte. Abbiamo una linea Energy and Waste che si occupa di impianti termovalorizzazione di rifiuti, una linea Water Treatment che si occupa di impianti di trattamento delle acque. Quindi
Sono impianti di acque primarie, quindi parliamo di depurazione scarichi fognari, quindi impianti ad uso civile, e impianti ad uso industriale, quindi produzione di acqua tecnica, l'acqua demineralizzata per centrali, per esempio, è un aspetto importante del nostro business. Più abbiamo una linea più giovane, che è la linea delle energie rinnovabili, che si occupa della costruzione e gestione di impianti eolici, e una linea ancora più giovane che è quella degli impianti chimici, un nuovo settore in cui termomeccanica ecologia si è lanciata circa 6 anni fa con uno shopping around su una piccola società toscana che aveva però un grande know-how su impianti di adesivi e trattamento fumi che è stata fatta crescere nell'ambito del gruppo Termomeccanica. Questa società si chiama Termomeccanica Industrial Process. Vi ho parlato di 2 vite del mondo termomeccanica, in realtà potremmo già parlare di 2 vite e mezzo, perché 10 anni fa è iniziata un'importante riorganizzazione di mercato dell'azienda che ha portato la termomeccanica ecologia a passare dal 90% del mercato italiano e della gestione degli impianti waste to energy al 90% del portafoglio ordini sul mercato estero. In particolare possiamo dire che questa sfida è stata vinta e ad oggi abbiamo, per esempio, il mercato della Polonia che può essere considerato un mercato domestico. Per darvi un'idea dell'importanza sulla linea termovalorizzatori di questo mercato, noi abbiamo già realizzato in Polonia 3 impianti, Bydgoszcz, Rzeszów e Stettino, e abbiamo recentissimamente acquisito l'appalto per la costruzione del termovalorizzatore di Danzica. Quindi già questi nomi fanno capire le dimensioni degli impianti che andiamo a considerare. In più è stato acquisito un altro impianto in Belgio, sempre termovalorizzazione rifiuti, nella città di Beringen. Quando sono partito con questa presentazione, vi ho detto che c'è stato un importante impulso contestualmente all'evoluzione dell'azienda, all'evoluzione dei metodi. Posso dire che in questa ultima fase della vita dell'azienda, il riorientamento sul mercato estero è andato di pari passo con un altro importante progetto di innovazione, che è stato quello della digitalizzazione dei processi. Cosa intendiamo per digitalizzazione dei processi? È un nome giustamente altisonante, che però poi va calato in un contesto fortemente tecnico e non. Mi spiego meglio. Per processi noi intendiamo tutto, dal processo di progettazione al processo di material management, al procurement, alla contabilità. L'incarico che mi è stato dato nel 2009 è stato proprio quello di analizzare nel dettaglio i vari processi industriali e capire quali fossero le tecnologie informatiche che potevano migrarli, mantenendo il rispetto del know-how e della tradizione, verso il mondo digitale che costituisce il mondo a cui offriamo i nostri prodotti. C'è stata tutta una fase di analisi dei processi non tecnici che va avanti ancora oggi, e per quanto riguarda i processi tecnici, il dettaglio è stato analizzare il ciclo di vita di un impianto. Ciclo di vita che parte dalla progettazione termochimica, quindi capire come evolvono i prodotti, i fluidi che sono all'interno dell'impianto, fino ad arrivare a quello che io ho indicato come rendering, tra virgolette, ovvero fino ad arrivare a una resa totale dell'impianto in forma digitale. Qui è entrata in gioco prepotentemente Autodesk con il nostro partner NKE che ci ha seguito praticamente dall'inizio, prima come GraphNet e poi come capogruppo. Noi abbiamo scommesso da subito su Autodesk perché le aziende impiantistiche tradizionalmente passano dal drafting alla quella che si chiama modellazione 3D, avendo una fase di passaggio su software di player concorrenti che sono di una notevole complessità e di un notevole peso. Noi siamo partiti come loro da un drafting sempre digitale che era in formato Autodesk, il tipico AutoCAD, AutoCAD LT, però abbiamo saltato questa fase dei software iperspecializzati impiantistici per arrivare direttamente al prodotto impiantistico Autodesk. Nel caso, cioè nello specifico,
il plant 3D. Questa è stata una scommessa in cui abbiamo creduto dall'inizio, forti del fatto di essere appunto nativi Autodesk e quindi di poter sfruttare il family feeling con i prodotti di drafting che già avevamo e tutte le competenze, lasciatemi dire anche le malizie di progettazione che i nostri tecnici avevano maturato su questi software. Quello che vedete evidenziato in arancione è dove siamo arrivati dopo l'analisi di digitalizzazione dei processi. Tutto quello che è in arancione rappresenta un processo che è stato digitalizzato con strumenti Autodesk. E infatti un altro aspetto che abbiamo apprezzato e che è stato presentato come tale alla direzione è la modularità delle soluzioni che Autodesk ci ha proposto, prima con i plant e successivamente con le collection. Nei processi ho individuato tre macro aree: il processo, inteso nel senso termochimico, che è la prima fase di progettazione, l'ingegneria, che è la fase in cui il processo termochimico viene tradotto in un progetto vero e proprio di un impianto, quindi equipment, strutture, piping, parte elettrostrumentale, e la sintesi, cioè come condensare tutte queste informazioni in qualcosa che possa essere gestito, che possa essere esposto verso l'esterno, e non lo intendo in senso promozionale ma in senso tecnico, quindi verso i cantieri e verso gli stakeholder, e in generale che vada a sintetizzare tutte le informazioni che sono legate all'impianto. È un concetto che comprende al suo interno il BIM e lo supera inserendo tutta una serie di altre informazioni. Dicevo che vi avrei raccontato una storia, parto proprio da qual è stato il primo aspetto di digitalizzazione dei processi. Siamo partiti, anche noi come impiantisti, dalle macchine. Nel 2007 l'ufficio sviluppo nuove tecnologie, che si occupa di innovazione di prodotto, è stato incaricato di sviluppare una nuova griglia a combustione rifiuti. Qui è stata maturata la vision sulla digitalizzazione, ovvero si è deciso di sviluppare in parallelo il prodotto, quindi la macchina, e il metodo di progettazione, quindi migrare dal drafting meccanico alla modellazione tridimensionale. E il primo software di modellazione che è entrato nel mondo termomeccanica e ecologia è stato appunto l'Inventor, di cui vedete un logo vintage del 2008, che è stato quello con cui abbiamo iniziato a migrare i nostri metodi di progettazione. Il parallelismo, questa vision di cui vi parlavo, è espresso nel video e nell'immagine che vedete. Il video rappresenta il concettuale del cinematismo della nuova macchina che volevamo sviluppare. A destra vedete quello che è successo molti anni dopo, ovvero la concessione del brevetto americano. Tutto quello che c'è stato in mezzo è stato, come vi dicevo, uno sviluppo parallelo di prodotto e di metodo. Questi equipment costituiscono il cuore dell'impianto di termovalorizzazione. Ovviamente noi siamo impiantisti, non siamo solo progettisti di equipment, quindi dovevamo fare qualcosa di più. Con questa progettazione di equipment abbiamo tarato la digitalizzazione, successivamente siamo andati avanti, l'abbiamo consolidata nei 5 anni dal 2007 al 2012, dopodiché è stato proposto alla direzione di estenderla, di fare sul serio, di estenderla quindi veramente alle linee prodotte. Alle due linee, quindi trattamento acqua e termovalorizzazione dei rifiuti. Volutamente ho lasciato nell'angolo in basso a sinistra un'immagine di un 3D in embrione del 2005. Questo per far capire quel discorso che vi facevo prima, un po' delle malizie dei progettisti. Noi l'esigenza del poter modellare in 3D l'avevamo intuita già molti anni prima, e già con le potenzialità che ci dava un semplice AutoCAD facevamo degli studi, soprattutto nelle zone più intricate di interazione pipe in struttura, che integrassero dei disegni con dei modelli tridimensionali rudimentali, questo per capire, utilizzando sia lo strumento digitale che l'esperienza della persona, quali potessero essere, per fare delle clash detection in embrione. Sommando questa esigenza con l'esperienza che è stata maturata sulla modellazione 3D delle macchine, abbiamo digitalizzato il processo di progettazione elettromeccanica dell'impianto completo. Quindi siamo partiti dal process design, quindi la
compilazione di P&I intelligenti. Per i colleghi che stanno seguendo, che sono più nell'ambito dell'architettonico, per P&I si intende uno schema a blocchi, quindi uno schema logico, in cui sono inseriti come blocchi logici tutte le macchine, tutte le tubazioni e tutti gli strumenti dell'impianto e vengono interconnessi tra loro. È lo schema con cui si definisce l'intelligenza dell'impianto, ovvero in cui si traduce in una connessione di macchine il processo termochimico che deve essere sviluppato. Process design sviluppato in Autodesk con modulo P&I. Quindi all'epoca c'era il Plant 3D e successivamente la Plant Design Suite che comprendeva anche questo modulo P&I. Una volta data l'intelligenza all'impianto, quindi al processo, si è vestita questa intelligenza con i modelli 3D degli oggetti reali, quindi gli equipment sviluppati in Inventor, le tubazioni e le strutture sviluppate allora in Plant 3D. Da dove siamo partiti come tipologia di impianto? Faccio una parentesi. Vi ho detto che vi avrei raccontato una storia di digitalizzazione su un'azienda di grande tradizione. Quando c'è una grande tradizione, le operazioni vengono fatte consolidando passi piccoli ma veloci, perché è necessario che la digitalizzazione sia perfettamente integrata sia col know-how sia con l'esperienza delle persone che ci sono in azienda. Questa è una garanzia per ottenere un buon risultato. Siamo partiti da impianti per noi relativamente semplici, quindi gli impianti di trattamento acqua, che hanno due tipologie di semplicità, una semplicità intrinseca di processo e anche un ridotto ingombro spaziale, a cui si aggiunge una ridotta complessità delle opere civili, che sono quelle su cui l'impianto viene installato. Il primo esempio di modellazione 3D che risale al 2013 è quello che vedete al centro, quindi un impianto di produzione acqua tecnica, cliente estero, società tunisina dell'elettricità e del gas, e questo è un impianto appunto che produce acqua tecnica, quindi che preleva acqua marina e la trasforma in quanto di più purificato ci possa essere, ovvero l'acqua demineralizzata per l'utilizzo in centrale. Su questo impianto il Plant 3D ci ha aiutato sia nella fase di ingegneria e già in embrione nella fase di presentazione al cliente quando abbiamo utilizzato le potenzialità di rendering che offriva questo sistema. Anche qui, con la politica dei passi piccoli ma veloci, abbiamo presentato questo progetto oltre che al cliente anche alla direzione e ci è stato detto di andare avanti a livello successivo di complessità, quindi affrontare i termovalorizzatori di rifiuti, che sono impianti enormemente più complessi rispetto agli impianti di trattamento acqua. Sempre per i colleghi dell'architettonico, che magari sono un po' meno addentro a queste questioni, un termovalorizzatore è una centrale elettrica. Non deve fuorviare il fatto che sia una centrale elettrica con una produzione di energia elettrica di un ordine di grandezza inferiore rispetto a un impianto a carbone, olio, combustibile. Qui si parla di decine di megawatt contro le centinaia o in alcuni casi migliaia di megawatt delle centrali. Non deve fuorviare perché la complessità di questi impianti e in alcuni casi anche le dimensioni esterne sono maggiori rispetto a una centrale tradizionale. Il motivo è semplice da capire. È la tipologia di combustibile, che è un combustibile povero e un combustibile eterogeneo. Si produce energia elettrica bruciando della spazzatura che può essere tal quale oppure trattata, quindi con tutte le difficoltà del caso nella movimentazione. Un conto è stoccare e movimentare polverino di carbone o olio che viaggiano in varianti della tubazione, un conto è fare la stessa operazione su sacchi di immondizia o immondizia trattata. Ma c'è di più, c'è tutta la parte del trattamento fumi, perché questo tipo di combustibile richiede, a valle di tutto il processo di combustione e produzione di energia, un trattamento fumi molto complesso e tecnologicamente molto avanzato per rispettare i limiti severissimi sulle emissioni che ci sono in ogni parte del mondo. Quindi, c'è una complessità di fondo che è la progettazione di una centrale elettrica, c'è la complessità aggiuntiva del trattamento di quello che c'è all'inizio, quindi il combustibile, e di quello che c'è alla fine, che sono i prodotti della combustione, c'è poi una complessità gestionale. Termomeccanica è un EPC, quindi un main contractor, è un collettore
di attività tecniche di procurement e di material management di vari partner. E questo porta ad una sfida tecnica, che è quella di integrare la progettazione di vari partner che hanno piattaforme diverse. In questo senso, ancora una volta ci siamo rivolti a Autodesk e ancora una volta abbiamo vinto la scommessa. Affrontando il tema dei termovalorizzatori, abbiamo avuto la necessità di implementare il Navisworks, che ci ha risolto il problema di poter integrare progettazioni, in particolare sulle opere civili, fatte con software di vario tipo. Ho sentito citare il Tekla, l'abbiamo dovuto affrontare anche noi. Abbiamo integrato progettazioni civili in Revit. E in più, anche per quanto riguarda gli equipment, il Navisworks, con le sue oltre 30 possibilità di importazione, ci ha permesso di integrare nei modelli completi praticamente tutto quello che ci arrivava dai nostri partner. E questo per un'azienda che ha un ruolo di collettore e di interfacciamento col cliente finale come capofila, è un aspetto veramente fondamentale. Immagino, scusa se ti interrompo, immagino Dimmi. Emanuele anche diventi file con dimensioni molto molto complesse e pesanti, perché hai citato tutta una serie di Caspita. strumenti che Navis è in grado di alleggerire e di poter visualizzare, altrimenti sarebbe stato veramente difficile mettere insieme tutto, almeno immagino le Certamente, conversazioni. e su questo hai tirato fuori un argomento interessante. Io sono un ingegnere meccanico, lavoro nel settore dell'impiantistica e avevo il timore di dovermi trasformare anche in un informatico, perché gli aspetti che avevamo visto nell'analisi di concorrenza tra i sistemi Autodesk e i modellatori impiantistici tradizionali erano anche importanti aspetti sistemistici dal punto di vista informatico. Quello che qui mi collego a quello che hai detto, ci è piaciuto del sistema Navisworks è stata proprio la sua duttilità e la sua capacità di adattarsi o comunque di funzionare con il livello di fluidità e di user friendliness che volevamo su macchine industriali, quindi certamente non PC per uso domestico, però macchine che fossero commerciali e che fossero facilmente mantenibili con la struttura informatica che ha un'azienda che ha come core business la meccanica e l'impiantistica. Quindi dicevo, quello che vedete sullo sfondo di questa slide è un impianto polacco, quindi l'impianto di Jeschow, che è stato tradotto in un modello Navisworks completo, integrando tutte le discipline e tutti i partner che avevamo. In particolare su questo impianto abbiamo fatto le prime esperienze con il Revit. Abbiamo integrato un modello Revit sviluppato da terza parte, anzi da terza e quarta parte, perché c'era un modello Revit architettonico, un modello Revit strutturale. E su questo, importando questo modello Revit, abbiamo deciso di acquisire anche noi delle competenze Revit, quindi abbiamo sia acquisito le licenze che fatto fare formazione ai nostri tecnici, in modo da poter gestire questo software importante anche con risorse interne, ovviamente nell'ambito delle attività di main contracting che abbiamo noi. Questo perché con la vision che ci contraddistingue avevamo capito che il mondo stava andando verso il BIM. E infatti nel 2017 abbiamo affrontato come main contractor la prima commessa nativa BIM, che è quella dell'impianto di Beringen in Belgio, in cui l'opera civile è sviluppata in Revit, quindi ovviamente BIM, e noi stiamo utilizzando anche il Plant 3D integrato con dei software di terza parte che ne incrementano le potenzialità BIM in modo da avere un modello completo da un punto di vista impiantistico sul fronte di questo standard di progettazione. Però volevamo ancora qualcosa di più. Una volta che ci siamo internamente qualificati come digitalizzazione dei processi di ingegneria, abbiamo affrontato con la direzione il tema di come sintetizzare questo processo, come sintetizzare le ingegnerie verso l'esterno. Per esterno intendiamo gli stakeholder, i portatori di interesse verso l'azienda. Questi portatori di interesse sono quelli più semplici, chi deve costruire, che non è necessariamente un cantiere come lo si intende per le opere civili tradizionali, ma è un agglomerato di enti che si occupano di varie tipologie costruttive, dal cemento al piping, al posizionamento degli equipment, ai sollevamenti, che sono un tema non semplice. Quindi bisognava far percepire questo progetto a queste entità, che sono quelle più semplici perché sono quelle con cui abbiamo rapporti più diretti, ma
ma poi soprattutto ai portatori di interesse finali, il cliente e, nel caso dei termovalorizzatori, possiamo dire anche l'opinione pubblica e i decisori, chiamiamoli sociopolitici. Perché? Perché il termovalorizzatore lo vediamo molto in Italia, ma lo si vede anche molto all'estero, è un impianto ad alta attenzione sociale. Questa alta attenzione sociale in passato era un'attenzione sociale verso l'impianto costruito. Faccio un esempio. Alcuni termovalorizzatori italiani hanno un pannello digitale all'esterno che in tempo reale mostra il rifiuto trattato, l'energia prodotta, le emissioni classificate per tipologia di sostanza emessa, facendo vedere che sono ben sotto tutti i limiti, e questo proprio per coprire l'attenzione che c'è su questi impianti. Però oggi, alla fine degli anni 10, l'attenzione sociale copre tutto il ciclo di vita dell'impianto, cioè copre già le fasi di concept, di progettazione, di processo e di progettazione elettromeccanica. Cioè i decisori su questi impianti vogliono avere un controllo continuo di quello che succede. Quindi, per poter offrire come main contractor gli strumenti e le informazioni desiderate da questi decisori, ci siamo preoccupati di come dare una percezione del progetto. E siamo partiti proprio dalla definizione di che cos'è un progetto. E un progetto è qualcosa che serve per far capire cosa si ha intenzione di fare. Tradotto per gli ingegneri, bisogna comprendere e far comprendere all'esterno la funzione e la forma di questi impianti. La funzione, anche qui mi permettete di parlare un po' di software che non siano Autodesk, però che sono importantissimi per arrivare a quello che abbiamo fatto globalmente sul sistema Autodesk. Sul far capire prima come funziona un impianto ci siamo mossi già 15 anni fa, con due tipi di simulazione, quella termofluidodinamica e quella termochimica. Nel 2003 abbiamo fatto un investimento molto significativo, sia in termini di software che di formazione del personale, parliamo di centinaia di migliaia di euro, sulla simulazione CFD. Quindi noi siamo in grado ad oggi, ancora prima che esista il concettuale della caldaia, della camera di combustione, di prevedere quali saranno le specie chimiche che nasceranno in caldaia dalla combustione del rifiuto. Emanuele, scusa, ma CFD è adesso diventato è il CFD design che conosciamo anche noi in Autodesk? Sì, è lo stesso. Sì, ok. La Sì, scienza è allora non attenzione era per il. Autodesk, diciamo, allora non era Autodesk. Certamente, Sì, allora sì, sì. non lo era, e Sì. noi ci siamo affidati a software più che altro che fossero validati presso i nostri clienti, quindi l'ANSYS Assolutamente. Fluent, e perché la su impianti di questo tipo e su clienti esteri in particolare, la validazione del software è fondamentale. Quindi il fatto che abbia una grossa esperienza di calcoli già fatti è titolo di preferenza, già in sede di gara. Assolutamente, assolutamente. Grazie. Dicevo, poi nei 10 anni fa abbiamo abbinato, sempre in termini di percezione di come funzionano le cose, al simulatore CFD, il simulatore di processo termochimico. Quindi una sala controllo virtuale in cui i blocchi funzionali di macchine, tubazioni e strumenti diventano dei blocchi intelligenti. E noi riusciamo ad avere un pannello di controllo dell'impianto dove dietro non c'è l'impianto, ma c'è l'intelligenza dell'impianto simulata da un calcolatore. E qui possiamo fare tutte le analisi parametriche in modo da ottimizzare le prestazioni sia di performance, quindi energia elettrica prodotta, sia di compatibilità ambientale dell'impianto. Dicevo, sopra nel titolo vedete tre domande e tre risposte informatiche, perché per far capire come funziona e come sarà un impianto ci siamo appunto posti tre domande, e a queste tre domande abbiamo dato tre risposte con tecnologie informatiche. Sul come funziona ve l'ho detto. Sul come sarà, la domanda è come sarà l'impianto in tre dimensioni. E qui abbiamo appunto, ci siamo posti il problema di avere degli impianti che ci permettessero di fare delle design review con i clienti, in cui fosse sintetizzato in maniera immediatamente comprensibile l'aspetto dell'impianto nella terza dimensione. Perché mi ricollego a quello che diceva il collega prima per i progetti di vari edifici. Se avessi fatto in CAD ci avrei messo un sacco di tempo. E aggiungo un'altra cosa: se avessi fatto in CAD
la comprensione da piante, sezioni e stratigrafie del mio edificio sarebbe stata demandata all'esperienza del tecnico che le legge. Questo, finché parliamo tra tecnici, è un'operazione che ha una sua logica, però, tornando a quello che dicevo io prima, quando si affronta il tema con i decisori che non necessariamente devono avere delle competenze tecniche, complica molto le cose. Penso a un decisore, uno stakeholder di tipo finanziario, penso a uno stakeholder di tipo politico. Nel loro caso devo presentare l'impianto in un modo che non può essere il disegno, perché non hanno la formazione tecnica per astrarre da qualcosa di bidimensionale qualcosa di reale. In questo ci ha aiutato appunto il Navisworks, venendo incontro al fatto che il nostro oggetto reale era in realtà un'unione di una decina di modelli diversi. E il Navisworks ci ha aiutato parecchio anche nella fase di rendering. Quello che vedete e che si sta muovendo è un walkthrough all'interno dell'impianto trattamento acque della Tunisia di cui vi avevo parlato, che è stato utilizzato con il cliente per far capire non solo quale fosse la complessità dell'impianto che gli andavamo a offrire, ma anche in embrione quale fosse l'ergonomia e la manutenibilità dell'impianto. E naturalmente parlavo di rendering inteso nel senso classico, il poter agilmente far vedere cos'è cemento, far vedere che cos'è tubazione in PVC e quali sono i colori tradizionalmente associati ai vari tipi di impianto, cioè ai vari tipi di macchine e di equipment, ci ha aiutato tantissimo. C'è di più però, questo non basta ancora. Perché? Perché le tre dimensioni sono molto belle, ma si vanno a vedere su uno schermo. Si vanno a vedere su qualcosa che può essere 24 pollici, possa arrivare al centinaio di pollici con un proiettore, ma è ben lontano dalla vera dimensione dell'impianto. E questo è un aspetto fondamentale. Noi non possiamo dire di aver reso un impianto verso una terza parte se non diamo in qualche modo anche l'idea di come sarà in scala reale. Tema molto complesso, però tema a cui ci tenevamo a dare una risposta. È tema che fino a 2 anni fa non ha avuto una risposta, almeno per quanto riguarda l'impiantistica industriale e le tecnologie informatiche applicate. Questo perché non c'era nulla, mentre sugli oggetti più piccoli, quindi gli oggetti che si maneggiano e gli oggetti in cui si entra dentro, faccio un esempio, un telefono e un'automobile, la tecnologia informatica c'era, la stampa 3D e l'ologramma, però su cose così grandi, quindi oggetti in cui l'essere umano abita, non c'era ancora una risposta, però noi un'intuizione l'avevamo avuta. E qui mi avvio alla conclusione, ritornando all'inizio, abbiamo avuto un'intuizione che ci ha portato poi ad essere i primi al mondo nell'impiantistica, nella digitalizzazione di questi tipi di impianto, ad applicare la realtà virtuale all'impianto completo. L'intuizione è stata appunto la realtà virtuale. Nel 2014 avevamo visto un primo esempio accademico di sistema di realtà virtuale, non è quello rappresentato, era un sistema sviluppato da un'università italiana che ci ha convinto però che la realtà virtuale potesse essere applicata agli impianti. Ci avevano fatto vedere un impianto molto semplificato di trattamento acqua in cui era possibile navigare con un sistema di realtà virtuale custom. Ho detto due parole: impianto molto semplificato e sistema di realtà virtuale custom. Questo perché la realtà virtuale in realtà esiste da 25 anni, in particolare parlando col grande pubblico, ricorderete che l'annus mirabilis era stato il 1993 per parlare di un tema di grande pubblico, il film Italia Erbe, che aveva parlato dell'esistenza di questa realtà virtuale. Però Emanuele presente, sì. C'era nel 93-94, c'era stata anche, non so se ti ricordi, Imagina a Monte Carlo, era una delle prime fiere di realtà virtuale ed ero andato a visitarla proprio per vedere ed indagare questo, diciamo, allora era in erba. Mi ricordo anche il film, si indagava la realtà. 20 anni dopo siamo riusciti finalmente a portarla Bravo, diciamo, perché nella progettazione. Infatti io ho voluto proprio mettere questo filmato che oggi fa sorridere, però allora era una cosa serissima, come pure quel sistema custom che vedete sulla sinistra, perché si era capito cosa si voleva fare, però la tecnologia
è rimasta, dopo questi exploit cinematografici che erano ovviamente finzione, è rimasta dormiente per oltre 20 anni, perché non, in realtà quello che si poteva fare nella realtà non aveva nulla di connessione con gli, non, nulla di connesso con gli oggetti reali. C'era una semplificazione eccessiva, risoluzioni basse e costi che andavano oltre qualsiasi budget di digitalizzazione dell'epoca. Questo fino a 2 anni fa. 2 anni fa c'è stata una piccola rivoluzione, perché i sistemi di realtà virtuale hanno raggiunto una risoluzione che permette di vedere l'oggetto digitale in un modo simile alla granularità della realtà. In più, l'hardware è diventato un hardware commerciale, quindi il visore, le interfacce aptiche e l'hardware lato macchina, quindi le schede video e i PC, sono diventati degli oggetti che, non dico sono sul mercato consumer, ma sono sul mercato commerciale per gli addetti ai lavori. In più, i contenuti sono diventati dei contenuti prodotti in massa. Oggi anche Google Earth ci offre la realtà virtuale. Questa è stata una rivoluzione che ci ha permesso di di deliberare un investimento nella ricerca su questo tema, però non bastava ancora per quello che serviva a termomeccanica, ci serviva qualcosa di disintermediato e qualcosa che si adattasse bene al, tornando al discorso iniziale, alla tradizione e alle competenze che avevamo. Faccio una considerazione: quando si fa il mio mestiere, che è quello di introduzione delle tecnologie digitali, la scala del tempo deve cambiare. E questo è tanto più valido quanto più siamo in anni recenti. Non è l'anno o il semestre quello, la scala temporale da considerare per capire come evolve quello che c'è nel mondo, ma è il mese. Noi abbiamo avviato nel 2016 la ricerca sulla realtà virtuale. Un giorno noi eravamo partiti dicendo, va bene, si dovrà prendere il nostro progetto Autodesk, lo si dovrà affidare ad un partner che lo traduca in un software, che lo traduca in un modello compatibile con i visualizzatori commerciali e le schede video che abbiamo. Perché questo a gennaio 2017, per quello parlo del mese, era quello che si poteva fare. E noi ci eravamo mossi in questo senso. Avevamo già trovato dei partner che di fatto rimodellassero il nostro modello Navisworks e lo facessero diventare compatibile con Oculus. Ad agosto c'è stata la piacevole sorpresa. Abbiamo scoperto che con le nuove evoluzioni della ASC Collection, che noi tra l'altro già possedevamo, si poteva avere una disintermediazione tra il progetto e la realtà virtuale. Ovvero l'ASC ha permesso di portare con minimi adattamenti che potevano essere fatti da un partner Autodesk e poi addirittura dai nostri stessi progettisti, il progetto da Navisworks alla navigabilità in realtà virtuale. E questo non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista di user friendliness e soprattutto di budget. E qui c'è stata l'importante collaborazione, che è stata, credo, una scommessa anche per loro, tra Termomeccanica Ecologia e NKE, con l'obiettivo di arrivare a maggio 2018 alla Fiera di Monaco con il modello dell'impianto di Jeshoff in realtà virtuale. Scommessa che abbiamo fatto io e Alessandro Novara e che è stata vinta, creando il digital twin dell'impianto che vedete in funzione, io sono l'utilizzatore in questo caso, nel riquadro sulla destra. Ho voluto... Scusa Emanuele, ringraziamo ovviamente Alessandro Novara che ci sta sentendo e Lorenzo Bianchi che so che ti hanno dato una mano, esatto, concreta nella realizzazione di questo bel progetto che poi, come vedi, ha ottenuto una rilevanza internazionale. Ecco, ringrazio anch'io e li saluto dato che ci stanno ascoltando. Io volutamente ho realizzato il video che vedete sulla destra in un quarto d'ora nella postazione che usiamo normalmente, senza nessun post-processing, semplicemente rifacendo quello che fa un normale visitatore virtuale del nostro impianto. Sono all'interno del progetto Navisworks riquadrato, quindi la linea trattamento fumi, e mi sto muovendo nella maniera più user friendly possibile, quindi un punta e clicca che ha affinità con il mondo del gaming, che è il mondo da cui i tecnici di nuova generazione, ma anche della mia età, hanno una familiarità,
che ci ha permesso con pochi click di far capire ai vari stakeholder come entrare all'interno del nostro impianto. Dico entrare perché un segno tangibile di come la scommessa della percezione del progetto sia stata vinta è stato, permettetemi di dirlo, il tema delle vertigini. Noi abbiamo dovuto adottare certi accorgimenti di sicurezza per i visitatori, gli stakeholder che entravano nel nostro impianto, perché la percezione delle dimensioni e delle altezze era tale da rischiare di creare alcuni problemi ad alcune persone particolarmente sensibili alle due cose. Questo noi lo vediamo tecnicamente come un aspetto molto positivo, perché voi vedete la parola design review. L'idea è quella che la design review venga fatta completamente in ambiente virtuale. Faccio un esempio banalissimo: un passaggio in una passerella è un tema che spesso è dibattuto in design review, perché noi come main contractor lo riteniamo sufficiente, il cliente magari lo ritiene da migliorare, gli operatori lo ritengono da gli operatori che dovranno utilizzare l'impianto lo ritengono da modificare ancora in un altro modo. La nostra idea è quella che, dato che questi tre stakeholder possono essere in qualsiasi parte del mondo, ci si trovi tutti sul modello virtuale, come sto facendo io, e ci si porti fisicamente ad impianto non ancora esistente nel punto che è oggetto di design review. E da lì si arrivi in poco tempo e con una ampia condivisione di informazioni a trovare anche una condivisione di soluzione tecnica. Noi nel 2018, vi dicevo, abbiamo portato a Monaco, scommessa vinta, questo sistema di realtà virtuale, ci siamo confrontati con i concorrenti e ci siamo resi conto di essere degli apripiste, dei capofila, nel senso che la realtà virtuale era l'argomento principe della digitalizzazione impiantistica a questa fiera. La realtà virtuale di termomeccanica e ecologia è stata riconosciuta anche dai nostri principali concorrenti che abbiamo invitato al nostro stand come qualcosa che aveva un unicum, anzi ne aveva due. Il primo unicum era il fatto che non c'era una riduzione di dettaglio, ovvero che il progetto era chiaramente identificabile come un Navisworks preso e trasferito in realtà virtuale. Due, l'impianto non aveva una riduzione di geometria, quindi i software di Autodesk avevano permesso con una macchina, un PC trasportabile, un PC commerciale, di non dover rinunciare al trasferimento in realtà virtuale dell'impianto completo e né al concetto stesso di realtà, perché l'interazione tra software Autodesk e la macchina permetteva di avere una fluidità veramente immersiva. Quindi, concludendo, vi posso dire: azienda con 100 anni di storia, tecnologia con pochi mesi di storia, in mezzo un processo di change management che ha interessato la digitalizzazione di tutte le aree tecniche dell'azienda, una scommessa con Autodesk e una collaborazione che è andata avanti per molti anni, alla fine un risultato che ci ha portato ad essere i primi al mondo su questo tipo di tecnologia applicata all'impiantistica ambientale e ci ha aperto la strada verso un'offerta impiantistica ed ingegneria che ci porterà a essere all'avanguardia anche per parecchi anni a venire. Io ringrazio tutti quelli che hanno seguito questa presentazione e lascio la parola ai colleghi. Grazie mille, Emanuele. Molto molto bella, molto molto interessante, dato anche l'argomento, ovviamente parliamo di impiantistica industriale, molto distante dalle immagini poetiche dell'architettura, però vedete i vantaggi che può avere la tecnologia, no? Addirittura le design review fatte direttamente in virtual reality, che fino a qualche anno fa erano impensabili, o perlomeno erano pensabili ma con grosse cifre, grosse spese, invece adesso sono una tecnologia alla portata di tutti, perché ovviamente di questo si tratta. Sei stato molto chiaro, hai fatto vedere anche molto interessante il flusso di lavoro, gli strumenti che utilizzate, il concetto di simulazione che per voi era scontato, che ormai per voi è scontato, o perlomeno 10 anni fa l'avevate adottato, adesso è la nuova frontiera del BIM. No, ok, di questi 3D con le informazioni cosa ci faccio? Ma sicuramente vado a simulare la realtà, sia visivamente in realtà virtuale, ma anche poi attraverso strumenti che mi permettono il calcolo. Grazie ancora, grazie Emanuele.
E un'ultima cosa, in questo caso l'ha già citata Emanuele, a volte il partner tecnologico può essere necessario per fare questo, diciamo, salto tecnologico. Certamente, Il ruolo di NKE. se mi permetti di aggiungere una cosa, questo progetto, questa sfida del presentarci alla Fiera Mondiale delle Tecnologie Ambientali di Monaco è stata riconosciuta da NKE come un'opportunità di crescita di entrambi. E se, dato che una parola che va molto di moda è concurrent engineering, direi che nel nostro caso si è parlato anche di concurrent growth, quindi di un Certo. virtuoso processo per cui sia il cliente di tecnologia digitale, sia il fornitore vanno a crescere assieme affrontando una sfida comune. Assolutamente, ti ringrazio tanto. Considera che Autodesk ne ha fatto una case history mondiale proprio per questo motivo. Quindi sarà portato, lo rimbalzerà sicuramente in internet e da altre parti. Bene, grazie ancora per il tuo sforzo e grazie per la tua Grazie a tutti. passione che hai tradotto così in maniera veramente efficace. Ora adesso.